Da settembre del 1940 il generale Rodolfo Graziani viene nominato comandante del fronte libico. Graziani deve stio ad attaccare per l'inferiorità dei suoi carri armati e perché i suoi 170.000 soldati mancano di autotrasporti. Ma Mussolini gli telefona da Palazzo Venezia che la guerra è ormai vinta. Non occorre arrivare al Cairo, basta avanzare come atto dimostrativo. Le truppe di Graziani vengono spinte in Egitto e riescono ad avanzare fino a Sollum e a Sidi El Barrani. Sir Archibald Wavell, il comandante delle forze britanniche del Medio Oriente, ha ai suoi ordini la Western Desert Force, guidata dall'abile generale Richard O'Connor, è attrezzata per la guerra di movimento e prepara il contrattacco. Il 9 dicembre 1940, con soli 30.000 uomini, O'Connor attacca di sorpresa le forze di Graziani, schierate nella zona di Sidi El Barrani. Graziani non è neppure in grado di salvare gli uomini che ha spinto avanti, a piedi, 20 km al giorno per 4 giorni. Ora il nemico non dà il tempo di compiere la ritirata allo stesso modo. In realtà le nostre fanterie erano a piedi, non avevano neanche gli autocarri per spostarsi. E quindi in questa prima controffensiva del generale Wavell, noi purtroppo perdemmo 140.000 uomini, prigionieri, catturati dall'armata inglese, proprio perché non avevano i mezzi per muoversi, per spostarsi, e la nostra guerra a Sidi El Barrani fu una guerra di posizione e gli inglesi, sfruttando la loro capacità di muoversi nel deserto con i loro cingolati, praticamente venendo dal deserto catturarono con successivi aggiramenti tutte le nostre divisioni. Mussolini incolperà il maresciallo Graziani della grave sconfitta e lo costringerà alle dimissioni. È il dicembre del 1940.